In Johnny Stecchino era lo zio nel monologo sul traffico a Palermo, famosa anche la sua apparizione nel film di Pasolini Salò e le 120 giornate di Sodoma. Paolo Bonacelli è arrivato ad Arezzo, al teatro Mecenate, per recitare ne Il malato immaginario di Molière. Per Bonacelli non è la prima volta che si confronta con il testo di Molière, la prima era stata infatti nel 1985. Questo è il suo racconto nell'intervista di Edoardo Carrai. Il testo porta questo, porta un personaggio appunto ironico che ha questa mania delle malattie, che ce l'ha con i medici, in effetti no, che è circondato da medici, ma Molière ce l'aveva con i medici, quindi i medici vengono rappresentati in maniera ironica ed è un personaggio molto umano e soprattutto un personaggio, cioè Molière, non è un caso che Molière poi era già malato, no? E si sente questo nella commedia, però tutto è superato dal grande divertimento che lui prova recitando e facendo questa parte. Sono maniacali delle medicine, ingurgitano molte medicine e anche qui il male immaginario ogni tanto ingurgita medicine e quella è una specie di ossessione esistenziale, no? Però in Molière il problema umano che c'è tuttora, anche, si è accentuato con i tempi moderni, è sottolineato con grande ironia e con grande divertimento. Cioè lui riesce a trarre poi dei personaggi che riflettono problemi reali, anche gravi, dei personaggi a tutto tondo e molto divertenti.